Sì, così, bravi. Benvenuta, signora Plank. Sono il sindaco Groll. E lei è la mia vice, la signora Cape. Noi siamo felici di vederla. Questa deve essere sua figlia. Benvenuta. È motivo di grande orgoglio per noi avere una sala che porta il suo nome. Speriamo di ospitarvi molte orchestre importanti. Serve, grazie. D'accordo, va bene, suonate. Forza. Allora, vediamo un po'. Piano, piano. Papà, papà, papà. Le mie bambine. Papà, amore dai, mie. Resta. Sì, ti prego. Sentiamo il polso. Lingua. Guarda la mia lingua. Mi ascolti il cuore? Ah, sì, bellissima in salute. In salute bellissima. Venite. Oh. Ciao ragazze, adesso andate. Andate. Prendi il cuscino. Stai andando in ospedale? Solo per qualche ora. E perché? Dicono che i tedeschi arriveranno domani. Dobbiamo dimettere qualche paziente per fare posto. Fare posto a chi? Potremmo avere dei feriti. Non è il dottor Pankiewicz che decide quali pazienti dimettere. Gli devo parlare con calma. Dice che sua zia ha una cantina. Ma aveva promesso che ci avrebbe trovato un posto in ospedale. Lo so. Non vuoi che ci parli io? No, gliel'ho già detto questa mattina. Ferme! Ho pensato fosse meglio passare oggi. Ho sentito che i tedeschi saranno qui domani. Emilia! Emilia! Per favore, ti prego. Non ci serve molto spazio, basta una piccola cantina. No. Ho solo una soffitta, signora Plank, e se le bambine piangessero, i vicini potrebbero sentirle. No, no, non piangeranno, si rendono conto. Solo qualche giorno, finché l'ospedale non ci trova un posto. Mio marito non è più tornato dalla guerra. Se qualcuno sentisse delle voci in casa mia, capirebbe tutto. Emilia. La signora Plank me l'ha già chiesto, dottore.
Parlerò con il mio vicino. Lui ha una cantina. D'accordo? Non abbiamo molto tempo. Tornerò. Tornerò domattina presto. Va bene? Dove state andando? Aspettatemi! Fermatevi, per favore! Violoncello tutto mio. E il tuo è troppo grande. Lo sai, abbiamo promesso di comprarti un violoncello il prossimo anno. Su, tesoro. Adesso prova a dormire. Schlaf, mein Kind, mein Kleid, mein Schein. Schlaf, Schlaf, mein Leben, mein Kadischein. Schlaf, mein Kind, mein Kleid. Forse è meglio che torni a casa. No, non qui nella valigia. Ti prego, mamma. No, non c'è spazio. Voglio portarlo. No, Eva, no. Voglio portare il mio cuscino. Eva, mi dispiace. Porta il tuo cuscino. Hanno ucciso 10 persone. Che facciamo? Panchievizzi non ci nasconderà da sua zia. Andremo da Emilia. Nel cuore della notte. Non abbiamo scelta, Clara. Ma sono 15 chilometri. E se l'autista dell'ambulanza ci accompagnasse domani mattina, magari... No, 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 Clara. Se andiamo in ambulanza, tutto il paese lo saprà. E se mi tingessi i capelli? Non c'è tempo per questo. Non c'è tempo.
Stai attenta! Tirala su! Ci sto provando! Tirala su! Tirala su! Forza, presto! Non fermarti! Lasciala! Dobbiamo lasciarla! Ti prego, lasciala! È morta! Andiamo! Dobbiamo andare! Dov'è sua moglie? Dov'è? Su, su. Dai, entra. Tenga. Vi porto dei materassi e delle coperte. Vada su. Salga. Sono molto stanca. Dove ti fa male? Fammi vedere. Dove ti fa male? Parla. Melissa. Siediti qui vicino a lei. Ho detto siediti vicino a lei. Siediti vicino a lei. Emilia. Emilia! 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 Emilia!
morto! Emilia! Non deve scendere durante le ore del giorno, signora Clara, gliel'ho già detto. Basta che vi guardino in faccia per capire subito tutto. Clara voleva solo aiutarti in cucina. Qualcuno potrebbe entrare e vederla. Possiamo chiudere a chiave la porta. Se dovessero bussare, andrò di sopra. Può scendere giù di notte. Di giorno ti possono vedere dalle finestre, Clara, e se fossero sempre chiuse, la gente potrebbe avere dei sospetti. Sì. Lei va bene. Sembra uno di noi. Questa era di mio marito, la sua carta di identità. Ecco. Ci attacchi sopra la sua fotografia. Sarà tutto finito, Emilia. La pagheremo per il disturbo. Non si azzardi a dirlo mai più. A che cosa stai pensando? Continuo a sentire dei passi. È solo Emilia in cucina. Non riesco a dormire. Appena sto per addormentarmi mi sveglio. Pensi che lei stia dormendo? Sì. Lei dorme. E ora dormi anche tu. Sono l'unico qui che non merita affatto di... Non provare nemmeno a pensare una cosa simile. Non merito di dormire. Arthur. Così. E poi un altro. Ora provi lei. Questo dovrebbe andar bene. Coraggio. Un vero contadino. Un vero contadino.
Mi scusi. Vero contadino. Ok, forza, riprovi. È un vero contadino. Un vero contadino. Provi di nuovo. Un vero contadino. Un vero contadino. Un vero contadino. Meglio, meglio. Di nuovo, di nuovo. Un vero contadino. Sì. Ancora uno. Arthur, ora lei è un contadino. Un contadino. Arthur. Un vero contadino. Arthur. Un vero contadino. Sono un chirurgo, non un taglialegna, è solo una vescica. No, aspetti, si sieda. Si sieda qui. Si sieda qui. Così. Grazie. Le sue mani sono così morbide. Nessuno qui ha le mani così morbide. Ho visto che mani bellissime ha la signora Clara. Ogni volta che venivo a casa vostra, facevo tutto così lentamente. Così lentamente in modo da sentirla suonare. Grazie. Io una volta sono venuta da lei a cercarla per farmi visitare, ma in realtà non ero affatto malata. Ho dimenticato la zuppa sul fuoco. Ancora detto niente. Guarda, le ho portato dei fogli per disegnare. Dicono che i tedeschi hanno preso Minsk e Vilna e Riga. Dovresti andare a lavarti. È stata male di nuovo. Non sembra avere la febbre. Lei è lì che guarda fuori per tutto il tempo, aspettando sempre di vederla. Noi avevamo detto che non ne avremmo parlato. Dobbiamo fare un altro bambino. Non puoi avere un bambino qui. Saremo via quando nascerà. È vero. La bambina si sveglierà. Shh. Emilia ci ha preparato della zuppa. Lei vorrebbe insegnarti a lavorare a maglia. Vai giù. Ti porto un po' di zuppa. Che cosa vuoi, Stefan? Emilia. No. Non voglio che metti piede dentro. Ascoltami. È ora di parlare di questo tuo nuovo cugino. In paese non si fa che parlare di lui.
Ero dal barbiere stamattina e mi ha detto: se suo fratello è morto, allora bisognerebbe dire una messa. Gli ho detto: Michael non è morto. E allora ha detto: Emilia l'ha già seppellito. Se Michael fosse vivo, avrebbe scritto. Qualcuno l'avrebbe visto. Era con i partigiani. Ho bisogno che alla fattoria qualcuno mi aiuti. No, non lascerò che tu metta in imbarazzo la nostra famiglia. Vattene a casa, Stefan. Stai bene con la gamba, aiuta tua moglie a nutrire i maiali. La pallottola è ancora qui dentro. Quindi non dirmi che sta bene e non dirmi di andare a casa. Vattene a casa. Se vengo a scoprire che è nel tuo letto che dorme, giuro che vi ammazzo. Tutti e due. Non è difficile. Esce? Sì. Non aver paura, non le fai male. Devi essere più deciso. A lei piace se le strizzi le mammelle. Stringi bene i capezzoli con le mani e mungi. Tira più forte. Così. Devi prenderlo bene con tutta la mano e tirare, tirare, stringerlo e tirare. Così, così. E sopra, così. E ora, ora, qui sopra, così. Porti la lana su, così, e ora di nuovo così. Qui sopra, così, e di nuovo così. Prova tu, Clara. Prova.
Qui dentro? Sì. E no, dall'altra parte. Intorno. Tira intorno. Sì. E alla fine ricominci da qui, sempre. Stai imparando. Sopra. Sopra. E... brava, Clara. Molto bene. Molto bene. Perché non bevi, Clara? Scusate. Clara. 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 Dobbiamo decidere come vivere qui, Arthur. Quando tu esci, dove vai? Quando ritorni, io lo devo sapere. Io non vado da nessuna parte. Se continuo a stare qui da sola con la bambina, diventerò pazza. Tu non sei sola qui con lei. Cerca di parlarle anche tu qualche volta, altrimenti non dirà più una parola. Ci provo tutti i giorni. Arthur, voglio che questa cosa sia perfettamente chiara. Se devo scegliere tra essere uccisa dai tedeschi o diventare completamente pazza, sappi che sceglierò sempre la prima. Io sono qui con te. Tu non morirai qui e non diventerai completamente pazza. Dottore, dottor Plank, sono io, Vladek. Vladek Kowalski, sono venuto da lei qualche settimana fa alla sua clinica, non si ricorda?
Il cavallo mi aveva scalciato alla testa. Sì, non l'avevo riconosciuta. È scomparso la notte dell'arrivo dei tedeschi. Ho chiesto un po' in giro. Avrebbe dovuto togliermi i punti. Questi sono i campi di Emilia e è probabile che lei sia suo ospite. Ma non si preoccupi. Non dirò una parola. Grazie. Andiamo. Le insegno come fare i solchi sempre dritti. Conosciamo tutti quelli che cercano di accumulare cibo in questo villaggio. La prossima volta la spedisco in un campo di concentramento. Da me, onestamente, guardate, non ho più niente, non ho nient'altro. Volete vedere? Volete vedere il mio oro? Volete vederlo? Andiamo, Underbar. Venite a vedere il mio oro! Venite a vedere il mio oro! Venite a vedere il mio oro! Volete vederlo? Oh! Allora guardate il mio oro! Guardate il mio oro! Venite tutti a vedere il mio oro! Fermatevi, fermatevi, basta! Lasciatemi in pace! Lasciatemi! È colpa mia, è solo colpa mia. Io ho nascosto i sacchi nel magazzino sono stato io, è mia! È solo colpa mia, non sua! Non è stata colpa sua, non è colpa sua! Lei non ne sapeva assolutamente niente! Oh! Oh! Arthur.
Arthur. Arthur. Arthur. Arthur. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Clara. Clara, Clara, per favore. Ecco. Non voglio restare sola stanotte. Io non voglio stare sola. Resterò con te stanotte. Emilia, sarei dovuta tornare tanti anni fa per vedere come stavi e per dirti che ero ancora viva. Il suo violoncello, signora Clara. Non ha importanza, Emilia. Ne ho un altro ormai. Ho anche una figlia. Anche lei è un medico. La vuoi conoscere? Ah, dimmi. Anche tu hai figli. Io ti devo parlare. Di cosa? Sono convinta che fare l'amore con te sia un peccato gravissimo. Ma anche tu hai peccato. E non sei nemmeno andato in chiesa a chiedere a Dio perdono. Te l'ho detto. La gente capirebbe che non sono cattolico.
Ma tu non permettermi di forzarti, Arthur. Non permettermi di farlo. Ti prego. Tu non mi stai forzando. Ti ho sentito, Lisa. Ho sentito che mi stavi chiamando. Non è vero? Vedi, ogni volta che mi chiami io corro. Ti stava chiamando perché era terrorizzata. Allora riesci di nuovo a parlare? Ma non devi gridare, Lisa. Devi sussurrare. Ti prego, solo sussurrare. Proviamo ancora. Di papà. Di solo papà. Ti prego, di papà. Papà ti vuole tanto bene. Ma è stanca, vuole solo dormire. Stavano solo sparando a un cane. Un cane malato. Che cosa succederà? Di che stai parlando? Qui ho un sacco di tempo. Guardo sempre fuori. Ne parliamo più tardi. L'ho pensato dal momento in cui siamo arrivati. È per questo che mi ha chiuso quassù in soffitta. Ma non capisci? Non avevo nessuna scelta. È quello che ti ha detto lei? Dobbiamo andare via da qui. E dove? Giorni fa ho incontrato un contadino che ho curato, Vladek Kowalski. So che siamo qui. Mi ha visto arare il campo. A una cantina. E ti fidi di lui? Non penso lo abbia detto a nessuno. Ma forse una moglie e dei figli non li metterebbe a rischio. Non possiamo andare avanti così. Da qui dobbiamo andarcene. Almeno qui dentro siamo tutti vivi. Se questo è quello che vuole, allora forse è meglio che sia in questo modo. Avanti, vai. Vai a dirlo a lei. Ti prego, vai prima che cambi idea, prima che io stessa cambi idea. Thank you.
Ciao. Ho riscaldato un po' d'acqua per te. Grazie. Lascia, faccio io. Scusa. Credo che la mucca senta addosso a me i tuoi baci. Mi annusava camminando verso casa. Secondo me è gelosa. Tieni. Stai andando su da lei? Solo per qualche minuto. Sono 3 giorni ormai che lavori sempre finché fa buio e poi vai a stare su insieme a lei. Ho arato il campo. Resta insieme a me per un po'. Lei mi sta aspettando. Vado e torno prima possibile. Io? Anch'io sono stata qui ad aspettarti. Sa tutto, non è vero? Non penso. Come l'ha scoperto? Gliel'hai detto? Certo che no. Ci ha solo visto parlare in cortile. Potrebbe avermi sentito ridere, tutto qui. Non ha sentito niente. Se lo sa, non c'è più alcun bisogno di nascondersi, giusto? Allora puoi anche dormire con me durante la notte. Lei non lo sa, e nemmeno la bambina. Non riesco a dormire senza di te. E anch'io voglio un figlio da te. Non solo uno, ne voglio 2 o 3. Se non avessi voluto un figlio, non avrei fatto l'amore con te. Tu hai fatto l'amore con me. Hai fatto l'amore con me perché te l'ha detto lei. Lo sai che non è così. Pensa che se avessi un figlio da te, potrebbe continuare a restare qui. No, Emilia. Dormo con te perché ti amo. Credimi. Ti prego. Voglio che tu te ne vada. Dove? Dove? Non lo so. Trovati un altro posto. Trovarmi un altro posto? Va tutto bene. Può dormire insieme a te stanotte. Può anche darti il figlio che vuoi. Sono tuo marito, Clara. Io non voglio più che tu sia mio marito. Si trasferirà qui con te e io resterò sopra insieme alla bambina. No, no, no. Lei non ti ha chiesto di rinunciare a me. Non ne ha alcun bisogno. Ho già rinunciato a te da tempo. Ma io non ho rinunciato a te. Guardami, io non ho alcuna intenzione di perderti. Ti porto giù i tuoi vestiti. Ciao, come stai? Hai fame? Ti ho portato qualcosa da mangiare. Mamma, apri la porta! Andiamo! Finiscila, mamma, apri la porta! Perché fai così?
ti permetti di sbattermi la porta in faccia? Quello che provo non è mai stato importante per te. Dal momento che papà è morto mi sono sempre occupata solo e soltanto di te. Perché? Perché avevo voglia di parlarti. E non misurarti solo la pressione del sangue. Tania, un giorno ti racconterò tutto quello che è successo qui. Tieni. Te lo prometto che... Ecco le tue pillole. Facci quello che ti pare. Ti dico io quello che è successo qui. Lei gli ha dato la vita. Ecco perché lui l'ha amata. Tu non hai dato niente. Né a mio padre. Né a me. Tu non sai dare niente a nessuno. Resta con me. Resta con me. Oggi sei andato di sopra presto? La bambina non si è sentita bene. È stata male. Perché non vai a vestirti? Anch'io sono stata male. Hai la febbre? Hai vomitato? Sì. Credo di essere incinta. Qualcosa che hai mangiato? No, no, Arthur, io lo so. Ho sempre saputo di poter avere dei figli. Mettiti a letto. Riposati, chiaro? Va a riposarti. Sono lamponi, Lisa. Prendi. Prendine uno. Per il tuo compleanno. Cantiamo la canzone. Che la tocchi. È mia figlia. Eravamo d'accordo che svuotavi il secchio e portavi solo da mangiare. Quando l'abbiamo deciso. Il secchio, prendilo e va fuori. Perché, Clara? Perché? Ti ho preparato del tè, bevilo. Gioco un po' con lei mentre bevi. Non provare a giocare con lei. Non toccarla! Perché no? No! Lasciala! Lasciala, va via! Voglio giocare con Eva!
Io voglio andare a cercarla. Voglio ritornare a casa insieme a lei. No, Carla, sta parlando. Vattene. Ne voglio parlare, voglio solo parlare con lei. Fuori di qui, fuori. Vattene via. Dove stai andando? Gli sto portando la cena. Gliela porto io, siediti. Non le vedo da un sacco di tempo. Gli porto io da mangiare. Tu le hai già viste oggi? L'accordo era vederle due volte al giorno e mi stanno aspettando. Arthur, lascia che porti loro il bambino. Non ti fidi ancora di me, vero? Vivo con te. Lavoro con te, dormo con te. Aspetto che tu abbia il nostro bambino. Hai deciso di credermi solo se le cacciamo via? No. No. Le caccerò via, ti fidi adesso? No. Ti fidi di me adesso? Mi fido di te. No. Stai attento. Sono incinta. Ti fidi adesso? Sì. Emilia! Apri la porta! Lo so che ci sei. No. Se non mi fai entrare, la butto giù, aprimi, puttana! Apri prima che picchi fuoco alla casa! Apri questa porta! Dov'è? Voglio che si tolga i pantaloni. Voglio vedere cosa ha là sotto. Sei pazzo? È mio cugino. Chiedi a sua madre all'Oz. E allora digli di calarsi i pantaloni. Voglio vederlo con i miei occhi. Vai a casa, Stefano. Vai! Prima che dica a tua moglie che sei venuto qui a molestarmi e a toccarmi. Dov'è? Cosa ci faceva in camera tua? Dorme con te? Non è vero? No. Rispondimi, puttana, dorme con no, te! No, non dorme con me! Stava soltanto riparando la finestra! Allora, dimmi dove dorme. Io voglio sapere dove dorme! Nella camera di sopra. Di sopra. Voglio vedere il suo letto. No, Stefan, no! Stefan, aspetta! No, aspetta! Stefan! Clara, fermati!
Da adesso in poi salirò io da lei una volta la mattina e una volta la sera. Porterò da mangiare e svuoterò al tuo posto il secchio. Ne parleremo più tardi. Tu potrai salire una volta a settimana, di domenica, prima di andare insieme a messa. Io salirò su due volte al giorno e non ho intenzione di andare in chiesa. Sono pronta a morire per te. Non chiedo molto in cambio. Che cosa vuoi? Solo parlarti. Non sei obbligato a salire. Lei non riuscirà a impedirmi di vedervi. Ti volevo dire solo questo. Non sei nemmeno obbligato a tornare con noi dopo la guerra. Ma io lo voglio. Non ti avvicinare. Hai visto di cosa sono capace? E non avvicinarti alla bambina. Buongiorno, Clara. Un giorno questo incubo sarà finito. E così noi potremo tornare a casa e fare altri bambini. Non provare ad avvicinarti. Tranquilla, amore mio. Nessuno ti farà mai del male. Fuori da casa mia. Subito. Andatevene. Tu non mi manderai via da qui. E nemmeno lei se ne andrà. Noi resteremo qui, resteremo finché la guerra non sarà finita. Clara, fermati! Aspetta, aspetta, dove vai? Resta qui! Resta! Ti prego, resta qui! Dobbiamo stare tutti insieme. Ah.
Chi c'è? Chi c'è? Signora Clara, sono io, Vladek. Vladek Kowalski. Vi ho visto per strada oggi. Ma non vi avevo riconosciuta. Non sapevo nemmeno che foste viva. Mio figlio è passato a farmi visita e mi ha parlato del suo concerto. Lei non lo sa, signora Clara, ma i tedeschi mi mandarono in un campo. Dopo 6 mesi riuscii a scappare e loro vennero qui a cercarmi. Uccisero 10 dei miei vicini. Può portare un bicchiere d'acqua a mia madre, signor Kowalski? Oh, ma certo. Grazie. La gente mi incolpò per quei morti. E incolparono anche Emilia. Per anni nessuno le rivolse la parola. Mia moglie e io dovemmo aiutarla a partorire il figlio del dottor Planck. Lei ebbe il bambino? Sì. Un maschio, sano e robusto. Fu il fratello di Stefan a strangolarlo il giorno che nacque. Vi porto dell'acqua. Possiamo nasconderci sotto i sacchi. Non ha più nessuna importanza. Lisa. I soldati stanno venendo per noi. Credo di sì. Come on.
Non aver paura. Lisa, sei grande ormai. Siamo orgogliosi di te. Hai capito? Guarda, guarda, c'è la zia Emilia sul marciapiede. Tra un momento, voglio che tu vada verso di lei. Non correre, devi camminare, lentamente. Torniamo a prenderti tra una settimana. Vai. Mine. Era questo il posto. Ci dettero delle pale. E noi scavammo. Ci dissero di entrare tutti nelle fosse. E iniziarono a sparare. Mi spinse indietro. E restò in piedi davanti a me per non farmi colpire. Thank you.
la bambina era ancora fra le sue braccia. E alla fine cadde. E io caddi con lui. Dio. E i tedeschi speravano ancora. Di notte strisciai fuori. E la mattina raggiunsi la casa di Agatha. La nostra bambinaia.